Buongiorno a tutti, domenica 30 ottobre 2022 siamo a Bagnolo, in campo le squadre dell'Atletico Flaga e della Virtus Rondinelle. Vediamo intanto le formazioni delle due squadre partendo dall'Atletico Flaga per poi proseguire con la squadra ospite di questa partita, le Rondinelle di Brescia, di cui possiamo leggere i giocatori convocati per questa partita e la fotografia della squadra. Tutto è pronto per l'ingresso in campo delle due squadre. La squadra di casa, lo Flaga, giocherà in maglia gialla e la squadra ospite delle Rondinelle giocherà con la maglia blu scura, tendente al viola. Campo in perfette condizioni, giornata ancora praticamente primaverile pur essendo alla fine di ottobre. Campo naturalmente in perfette condizioni, essendo sintetico, un po' stretto per la verità. Comunque le due squadre si sono schierate. Lo Flaga è reduce da una sconfitta, la prima in campionato contro la prima in classifica, e mentre invece le Rondinelle sono reduci da una vittoria. Le Rondinelle si trovano più o meno a metà classifica, mentre lo Flaga ambisce ai posti alti, pur avendo ceduto la settimana scorsa il posto d'onore alla squadra della Fionda Montenetto, ed ora divide il secondo posto con la Azzurra Calvina di Calvisano. Vedremo questa partita che esito avrà per le sorti della classifica. La partita ha avuto inizio, buon divertimento a giocatori in campo, spettatori sugli spalti e a tutti quelli che vorranno seguire in differita sul canale Girando Girando di YouTube. Oflaga in attacco con Girelli, Girelli per Ibra, Ibrahimovic per Milanesi, Milanesi per Girelli che si allunga il pallone e Micheli lo ferma ai limiti della sua area e fa ripartire la squadra delle Rondinelle. E la palla giunge a Stamerra che scambia con Ferrari, Ferrari per Ukeddu che scivola sul terreno e allora esce palla al piede il capitano dello Flaga, Baio, che ricomincia un'azione d'attacco. La partita promette bene. E siamo solo al secondo minuto, Laudani per Botturi, Botturi di testa per Ferrari, Ferrari entra in area, si ferma, passa la palla in mezzo a Nascimbeni, Nascimbeni tira, contrastato da Ciocri, svirgola la palla, Barbieri la riprende, Ukeddu che cade a terra, vorrebbero il calcio di rigore, ma l'arbitro lascia continuare e allora sulla destra parte Zaccaria, via con Tartini e poi bofra la palla a Rinaldi, tiro di prima intenzione, fallo di mano clamoroso, l'arbitro non fa una piega. E allora è doveroso far rivedere questi due episodi che potrebbero condizionare la partita. Il primo, calcio di rigore invocato soprattutto dai tifosi della squadra ospite, ma si vede chiaramente che Ukeddu incespica sul terreno e poi si affloscia senza essere attoccato da nessuno, giusto non fischiare nessun fallo, ma qui si vede clamorosamente la deviazione con il braccio teso di Plebani, che in questo momento devia la traiettoria del pallone con il braccio teso, gravissimo errore arbitrale che penalizza la squadra di casa. E sulla stessa azione, rovesciamento di fronte, Laudani prende il pallone e lo scambia con Ukeddu, palla poi che arriva sui piedi di Nascimbeni che avanza e imbuca perfettamente per Ukeddu, esce il portiere ma lo trafigge Ukeddu per il primo gol della partita, vantaggio delle Rondinelle e si potrebbe inventare una nuova massima, rigore non fischiato, gol subito che noi andiamo a rivedere al rallentatore apprezzando l'imbucata da biliardo di Nascimbeni per Ukeddu, portiere in uscita che non copre il palo di destra e viene infilato dall'attaccante delle Rondinelle. E si riparte, siamo solo al terzo minuto ma le occasioni fioccano. Settimo minuto, Silai Ibrahima sbaglia l'apertura, Plebani interviene e offre la palla alla sua fascia, viene intercettato però da Milanesi che scambia con Rinaldi, Milanesi ancora, palla al piede, siamo ai limiti dell'area. Dribbling su Plebani, entra in area Milanesi, mette la palla in mezzo, interviene Massimiliano Girelli, stoppa il pallone, dà un assist a Zaccaria e grande parata di Zamboni che salva la sua porta dal pareggio. Fallo laterale per lo Flaga, colpo di tacco di Tartini, Massimiliano Girelli offre la palla a Ciocri, da lontano, tiro in porta, si allunga Zamboni e neutralizza il tiro di Ciocri, l'azione continua dalla parte sinistra, si entra in area, respinta dalla difesa, la palla arriva ancora sui piedi di Ciocri che evita Botturi e poi lascia partire un colpo da lontano, ma questa volta è soltanto corner per lo Flaga. E noi rivediamo anche questa azione con il delizioso colpo di tacco di Tartini, conquista il pallone a Massimiliano Girelli, la offre al suo compagno che sta arrivando di gran carriera
e di prima intenzione lascia partire un tiro che va alla destra di Zamboni, che si allunga e dice no. 17esimo minuto, palla contesa al centro del campo tra Botturi e Baio, ma conquista il pallone Nascimbeni, che lancia sulla destra, anzi sulla sinistra, Ucchè entra in area, fotocopia dell'azione precedente, palla in mezzo, tiro in porta di Stammerra, ma è Milanesi che salva sulla linea di porta. L'azione continua e riporta avanti il pallone la squadra dello Flaga e lancia Tartini. Tartini combatte contro Micheli e poi la palla arriva tra le braccia di Zamboni. E noi rivediamo anche questa azione. Ukedu che fa fuori Ziglioli, mette la palla in mezzo ed è un colpo di tacco delizioso di Stammerra, ma sulla linea è piazzato Milanesi. 17esimo minuto del primo tempo, Nascimbeni, apertura per Ukedu sulla fascia sinistra dell'attacco delle rondinelle. Traversone al centro, intervento maldestro di Parenza, la palla giunge sui piedi di Ferrari che lascia partire un tiro che a palombella supera Schlanzer per il 2-0 dalla squadra delle rondinelle. Attoniti ragazzi dello Flaga per questo gol inatteso. E noi rivediamo a rallentatore anche questa prodezza di Ferrari che lascia partire un tiro, in verità senza troppe pretese, ma probabilmente il portiere ingannato dal sole si lascia superare dal pallone. E si ricomincia al 17esimo, vantaggio doppio per le rondinelle che quando attaccano pungono. Ancora Nascimbeni, cross in mezzo all'area, Stammerra, colpo di testa e palo sulla sinistra del portiere dello Flaga. Ed è ancora la stessa azione, ancora Nascimbeni conquista un pallone al centro del campo, cambia con Ferrari e poi da una palla ancora Ucchè e palo, ma questa volta l'arbitro ha ravvisato un fuorigioco dell'attaccante della rondinelle. Flaga in attacco contenuto dalla difesa delle rondinelle. Baio per Ziglioli sulla fascia destra, lascia partire un tiro senza pretese che se ne va. 25esimo minuto, punizione per lo Flaga, batte Ciocri all'altissimo in mezzo, salta più di tutti il numero 5 Parenza, ma la palla è fuori. Siamo vicini alla mezz'ora, colpo di tacco di Tartini per Ibrahima che apre per Rinaldi al tiro in prima intenzione, parata da portiere di hockey di Zamboni. 30esimo minuto, Baio ispiratore delle azioni dello Flaga, rasoiata per Rinaldi che insacca il gol dello Flaga e riduce le distanze. Bellissima questa azione del difensore dello Flaga e la realizzazione di Rinaldi per il primo gol dello Flaga. Apprezzabilissimo il colpo da maestro di Baio che guarda in avanti e poi lascia partire una rasoiata con una traiettoria che inganna Plebani, ma all'appuntamento col pallone arriva Rinaldi che insacca il gol del 2-1. E dopo mezz'ora di gioco la partita ricomincia, la squadra di casa è sotto di 2-1, ha accorciato le distanze e vedremo adesso se riuscirà a recuperare lo svantaggio. Al centrocampo Laudani per Nascimbeni, entra Ibrahima che colpisce Nascimbeni, dovrebbe essere ammonito per un intervento del genere, l'arbitro lo grazia con disappunto dei giocatori e anche del pubblico, perché per questa seconda ammonizione avrebbe dovuto essere espulso il centrocampista dello Flaga. Corner per lo Flaga, Laudani è pronto alla battuta, gli si fa incontro Botturi, scambiano la palla ai due e poi Laudani prova il tiro in porta, ma in qualche modo Schlanzer si oppone. 35esimo, in attacco ancora lo Flaga, palla buttata lontano da Bellani, raggiunge sui piedi di Milanesi per lo Flaga. Tocco di Tartini per Massimiliano Girelli, da un assist perfetto per Ibra che sbananando butta la palla lontano dalla porta. Palla nell'area dello Flaga, colpo di testa, esce il portiere, gli va addosso Ukedu, l'arbitro non fischia, fallo sul portiere, la palla quindi supera la metà campo e arriva Tartini che difende il pallone, supera Plebani e poi il rimpallo favorisce Massimiliano Girelli che tenta un tiro al volo, difficilissimo da fare, palla fuori. E una gentil tifosa ci fa osservare la serena passeggiata di un cagnolone che ha dimensioni inversamente proporzionali a quella del suo padrone, che sbircia intanto la partita. E la partita continua con un'azione d'attacco impostata da Ciocri per Tartini che alza il pallone in area, virgola Laudani, pallone per Massimiliano Girelli che tira, ma ingannato dal rimbalzo manda la palla in periferia. Fallo laterale, quasi un corner, Ferrari in area piccola, tira addosso al portiere e Ukedu realizza il terzo gol per le rondinelle, ma forse il VAR ha qualcosa da dire, vediamo insieme il replay di questo gol. La palla arriva nell'area piccola dell'Uflaga
e Ferrari è pronto a tirare in porta in questo preciso momento, però Ukedu è in posizione di fuorigioco, il portiere respinge con il corpo e sulla respinta Ukedu è pronto a mettere il pallone in porta, ma senza dubbio questo gol è un po' viziato da una posizione quasi certamente irregolare. E al 41esimo lo Flaga si ritrova sotto per 3-1 e si ricomincia. Palla laterale per lo Flaga, potrebbe essere un corner, palla in mezzo, esce sfarfallando il portiere, ma è Micheli che allontana, poi c'è una mischia in area ed è Barbieri che toglie le castagne del fuoco alle rondinelle. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, palla contesa al centro del campo, la conquista Chokri Omar che comincia lo slalom tra i giocatori avversari, poi scambia con Tartini e poi pretende troppo dalle sue possibilità e viene contenuto dai difensori che offrono la palla a Stamerra al centro del campo. Palla adesso sui piedi di Nascimbeni che si fa soffiare il pallone da Gozzoli che poi passa a Massimiliano Girelli, interviene Plebani in scivolata con un'azione molto sospetta che è degna di essere rimessa all'attenzione dell'arbitro che anche in questo caso non interviene. E dal replay pare proprio che Plebani non intervenga sul pallone ma incoci le gambe dell'attaccante. E l'orologio dice che i minuti sono esauriti, quelli del primo tempo, ma è ancora lo Flaga che attacca, palla che arriva sui piedi di Zaccaria, lascia partire un tiro ed è grandiosa la parata di Zamboni che si stende con la mano di richiamo, la butta in corner. E rivediamo al rallentatore Bussane Zaccaria che prepara un bellissimo tiro ed è Zamboni che con una prodezza salva la sua porta. E questo dovrebbe essere l'ultimo corner del primo tempo, palla in area buttata fuori di testa dai difensori e l'arbitro fischia la fine della prima parte di questo incontro ricco di emozioni e anche di gol che lascia presagire un secondo tempo scoppiettante.